Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve Randomizer, quinto episodio e quinto capitolo della serie. Aha, si apre con Ray Dark, finalmente la mia nuova fortezza è pronta. Presto tutti ammireranno la forza dell'Absolute Royal Academy. Ho un solo desiderio, la Raymon. Hanno rovinato i miei piani, le mie ambizioni, mi hanno umiliato. Saranno le prime vittime dell'Absolute Royal Academy. Intende sconfiggere la Raymon? Quello è il piano. A quanto pare vantano una lunga scia di vittorie contro le sue squadre. Due. Royal e Zeus. Lunga scia? Ho un asso nella manica. Stonewall! Ah, che bellino! Guarda che bellino, ma sono ragazzi, che bello! Ma è un serpente. È un ragazzo serpente, molto bello. Fa tacere i nostri amici. Oh, ehi, che maniere sono? Eravate schiavi di Dark anche prima, non è vero? Quindi che problema c'è? Ha ragione. La trappola si chiude. Ti aspetto, Sharp. Ci sarà da divertirsi. Però questo è un universo alternativo dove Sharp non esiste. Esiste l'app. Con due P finali, perché... Sono tutti quanti gioiosi, tutti quanti che ridono, si fanno scherzi. Meglio, Hammond fa gli scherzi e gli altri li subiscono. Arriva Aquilina con una notizia. I nostri prossimi avversari sono stati scelti. E l'Epsilon ha annunciato un nuovo attacco? Il direttore ha ricevuto un messaggio stamattina. Guardiamo il video, ma è un videomessaggio allora. Ma è Dark. Quanto tempo, Raymon Eleven, mi sono mancato? L'Alius Academy mi ha dato il potere per ottenere la mia vendetta. Vi sto aspettando a Ehime. E ho una nuova squadra per sconfiggervi. L'Absolute Royal Academy. Ti sto aspettando, Jude. Sono sicuro che stai guardando questo video. Ho invitato degli ospiti speciali apposta per te. vediamo un po' di chiudere questa storia. Una volta per tutte. Andiamo a Ehime. Una bella isoletta, eh? Oh, è una cittadina portuale. Un po' vecchiotta, come la mia città, ma la mia città è più moderna. Strano, mi aspettavo più movimento. Hanno paura di qualcosa, di uscire all'aperto. C'è coronavirus. No, scherzavo. Ma sono scappati, forse hanno paura di noi. Boh, chiediamo in giro. Chiediamo a questo bambino? Ciao, posso farti una domanda? Perché urlano con la I? Magari si è spaventato. Ma lascia perdere. Allora, bimbo? Non sono bravo a giocare a calcio, non ho neanche mai giocato. Calcio, rapimenti, ma di che parli? Di recente molti dei migliori giocatori sono stati rapiti. I rapitori indossano divise da calcio, così ho pensato che foste voi. Ma chi farebbe mai una cosa del genere? Ma Ray Dark, ovviamente. C'è un ragazzo di nome Oswald, molto bravo a giocare a calcio. Lavorava nel negozio di articoli sportivi laggiù. Era stato rapito dai cattivi, ma in qualche modo è riuscito a fuggire. Era così spaventato che da allora non ha più parlato con nessuno. Dobbiamo proferire parola con questo commesso? Vediamo un po' se è lui. È lui! Siete qui per parlare con Oswald. È mio figlio, ma non è in condizione di parlare con nessuno al momento. Di chi sono questi scarpini? Ah, sono tutti sporchi e puzzolenti. Buoni. Sono di Oswald, li usava ogni giorno. Non fa che andare a fiume e guardare l'acqua per tutto il giorno. Prendete i suoi scarpini, magari con voi ricorderà qualcosa del calcio. E gli tornerà la voglia. Certo, degli sconosciuti che gli danno degli scarpini sicuramente faranno effetto. Ciao, sei tu Oswald? È lui! Ciao, sei Oswald? C'è una cosa che vorrei chiederti, va bene? Siamo del club di calcio Raymon. Siete qui per portarmi via di nuovo, non è vero? Andatevene! Ma veramente non abbiamo niente a che fare con dei criminali, come pensi? Tuo padre ci ha dato questi, guarda. Scarpini puzzolenti. Ma sono i miei scarpini puzzolenti. Non li indosso da quando mi hanno rapito. La cosa è che non si sa da quanto tempo è successa sta cosa. Giorni, mesi, anni. No, anni no. Giorni, probabilmente. Però la battuta funziona bene solo se poi non la correggo. Sono scemo. Attenzione però, ci sono dei nemici. Ah, scappa, scappa. Mi vogliono rapire un'altra volta. Sono diventato un attimino Topolino, Chiudi il becco, vogliamo solo che tu restituisca ciò che hai rubato. Ciò che hai rubato? Fermati! Ma cosa stai facendo? Chi ti credi di essere? Non mi metterei in mezzo se fossi in te.
Devono essere stati loro a rapire i ragazzi della città. Dobbiamo fermarli. Non volete proprio farvi da parte, eh? Va bene, allora ci occuperemo prima di voi. Ok, facciamolo. Vi sconfiggeremo a calcio. Non prendiamo prigionieri. Vogliono ucciderci? Vai! E il calcio è bello! E gol, ragazzi, abbiamo vinto, non ci uccideranno! E ora che sono inermi, schiacciamoli come lombrichi. Lo sapevo, ho giocato a calcio in un modo veramente fantastico. Quando sarò grande sarò come voi. Ok, contaci. Se aspetti un altro po', esce un altro gioco, è tranquillo. Cosa ci puoi dire dei tuoi rapitori? È arrivato un mostro marino. Stavo giocando vicino al molo e sono svenuto. E quando mi sono ripreso ero circondato da gente mai vista. Doveva essere l'Absolute Royal. Poi una strana persona mi ha detto di mettermi qualcosa intorno al collo. Un ciondolo, molto strano. Cosa significa? Avete visto la faccia di Aquilina? Si è un attimo pietrificata. Allenatrice, sa cosa è? Non posso credere che facciano questo a un bambino innocente. E qui ce ne sarebbe da ridire. Oswald, ti dispiace se lo prendo? Vorrei fare delle indagini. Certo che no, se lo tenga pure. C'ha ragione, poverino. Quindi andiamo al molo. Eccoci al molo. Sembra tutto molto calmo, ci sono macchinari da lavoro, ma nessuno sta lavorando. Royal sull'insegna. Ma da quanto tempo è sta cosa che è stata organizzata? Oh. Cosa facciamo? Poi è rovinata anche l'insegna, quindi quanti anni è che Dark ha organizzato sta cosa? Quanti soldi ha Ray Dark? Non mi dite che hanno catturato il signor Ciccio Pasticcio, sì. Corri, ragazzo, veloce! Ah, ne ha liberato un altro? Allenatore! Ragazzi, giusto in tempo. Ancora questi, ma l'abbiamo già sconfitti una volta! E rifacciamolo! Ancora a calcio, dai! Dobbiamo batterli tutti. Oh, attenzione! Ma è la Royal? Hutch, Walden, Swing, che piacere vedervi. Scusa Jude, abbiamo saputo da Bloom del tuo arrivo solo adesso. Siamo venuti prima possibile. Ma quindi Blossom, ok, è con loro. Va bene. Blossom la fa Silvia, ok, ci sta. Vai, mega partitone, facciamo la mischia. Dai ragazzi, che bello. Sono gli stessi di prima che ci hanno detto niente prigionieri. E ora facciamo prigionieri? Boh, non lo so ragazzi, siete un po' strani, eh. Solo che voglio che il calcio gemello si evolva, per questo lo uso spesso. Bene, sembra che siete riusciti a liberarvi delle guardie. Ispezione del molo più attentamente, ok, intanto cerco qualche oggetto. C'è qualcosa qui ragazzi, guardate un po' l'acqua, fa delle strane bolle, che sarà mai? Cosa? Non c'è una scuola qui. Ha ragione. Sono loro. Il potere dell'Alius Academy ci ha permesso di risorgere dalle nostre ceneri. Proprio così, ora siamo l'Absolute Royal Academy. Reida.
Fanno la posa. Eh già. Dark. Ecco perché non riuscivamo a trovare l'Absolute Royal Academy, un sottomarino. Quindi il mostro marino di cui ha parlato Oswald doveva essere questa cosa enorme. C'è un'altra scena in realtà nel gioco che viene fatta vedere solo nella presentazione del trailer. Quella scena che avete visto animata in realtà era una cinematic con la grafica del gioco quando era ancora in sviluppo, quindi beh, direi che il salto di qualità è evidente. Eccoci qui, siamo pronti, Ray Dark! Vai, facciamo una sfida! Quanto tempo! Guarda, guarda, c'è anche Jude! Dark, come non mi chiami più comandante, mi ferisci. Cosa hai in mente stavolta? Non capiresti mai i miei piani, tu che non capisci nemmeno il vero significato dell'Absolute. Se non fossi scappato via, ora ti sarebbe tutto più chiaro. Non sono scappato via, mi sono solo rifiutato di seguirti ciecamente. Ray Dark, che collegamento c'è tra lei e l'Alius Academy? Anche per me è un piacere conoscerla, Lina, giusto? Ora, vediamo un po'. In effetti mi sto servendo del potere di sua maestà l'imperatore dell'Alius. Si chiama imperatore dell'Alius, proprio è il nome di battesimo. Vuol dire capo dell'Alius? Lascia che ti restituisca i tuoi inutili amici. Consideralo un regalo da parte mia. Li hai già catturati. Sì, sì, poveretti. Sembra che Judy vi abbia sfruttati per i suoi scopi ancora una volta. E di meno. Oh, apriamo le danze. Ti sconfiggerò, Caleb. E anche te, Dark. Farò fallire i tuoi piani folli adesso, una volta per tutte. Ciò che conta è vincere. E i perdenti non hanno ragione di esistere. Dovresti saperlo. Non sei ancora riuscito a fare pace con il passato, Ray? Mi fai pena. Diamo inizio alle danze. C'è qualcosa che ti sconvolgerà, Jude. Sto entrando nello spirito anche della Absolute, non della semplice Royal, della Absolute Royal. Mi hanno fatto il lavaggio del cervello, aiutatemi, vi prego. Droll, Swarm, lui lo voglio. Forte. Horace Popper, no, tu no! Ci ha già tradito. E beh, c'è un po' di gente interessante, a lui è Goku, perché c'ha in testa, vedete, questo qui, cerchio che limita i suoi poteri. Quando lo togli, Super Saiyan. L'idea era quella. Della scimmia combattente, in realtà, C'è anche un altro personaggio di nome Goku, ma non ricordo in quale anime compare. Ce ne sono diversi che si chiamano Goku, veramente. Però in questo anime, appunto, c'è questo ragazzo che quando si toglieva la fascetta che teneva bloccati i suoi poteri, diventava un demone indistruttibile. Comunque, calcio, stiamo vincendo. Tiriamo in porta. Eccolo qua. Morso della belva? What? Nani? Ma com'è possibile? Quel tiro era incredibilmente forte. Eppure l'ha parato con molta facilità. Che cosa significa tutto ciò? Wow! Questo è un po' fallo, Leggermente falloso quel calcio stortente, Dico solo. Mo fischi! Arbitro! Ma quello era sul pallone. Ah, perché era sul pallone! Oh, fa paura! Piano, sì, ho paura! Ehi, Sanford! È arrivato il nostro momento! Bene. Ti stupirò, Jude. Questa tecnica speciale è dedicata a te. Una tecnica speciale? Sarà? No, non può essere. Il pinguino imperatore numero uno. No! David, no, non farlo. Taci e sta a guardare, Jude! Sei inutile! No, si scherza. Hai visto Jude?
Mio pinguino imperatore numero uno. David, lo sai che è proibito. Ti prego, fermati prima che sia troppo tardi. Che succede? Hai paura che diventi più forte di te? No, ho paura che ti si rovini la gamba! I perdenti non hanno ragione di esistere. Userò il pinguino quanto basta per vincere. Cioè? Quante volte sarebbe? Il pinguino imperatore numero uno è una tecnica ideata dal Red Ark stesso. Ogni volta che viene usata carica i muscoli del giocatore di una forza distruttiva. Se usata due volte in una partita può spingere il corpo ai suoi limiti. Se si tentasse di usarla una terza volta... vuol dire che il giocatore non sarebbe mai più in grado di giocare a calcio. Proibire l'uso di quella tecnica è stata la prima cosa che ho fatto come capitano della Royal. Perché glielo lasciano fare? Non ne ho idea, e poi chi se ne importa? Caleb è malato. È colpa di Red Ark, è ovvio, eh. Cioè, non serve neanche specificarlo. Tu corri avanti. Facciamo un bel gioco, ragazzi. Io l'avrei mandata su, però poi il gioco fa come si pare. Attenzione, turbino rotante! Yeah! Bravissimo, piccoletto. Ora, sopra, 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 sopra. Fuori. Ok, rubiamo palla? Oh yeah! E ora tiriamo in porta. Tormenta glaciale! Dai che ce la facciamo stavolta! Con quegli scarpini tutti quanti bellini. Va bene, ora però basta, è finiti. Ancora pinguini imperatore numero uno. Mannaggia. Quindi segnerà ancora? Dai Mark, devi farcela, devi fermare quella palla. Non farti abbattere. Ah, la gamba! Distrutto la gamba. Jude! Accidenti. Non sono riuscito a fermarlo. Ma almeno dovrei averlo rallentato un po'. Mark, puoi pararlo? D'accordo. La prossima volta segnerò. Ma hai già seguito quella tecnica speciale due volte. Dobbiamo impedirglielo. Ritentare il tiro potrebbe essergli fatale. Shona! La prossima volta che David si impossesserà della palla, io mi lancerò in difesa. Non possiamo lasciare che segua un altro pinguino imperatore. Sono l'unico abbastanza forte da respingere il suo tiro. Inoltre, so come si sente. So cosa vuol dire essere disposti a qualsiasi cosa pur di raggiungere il livello di un altro giocatore. Anch'io ho questo atteggiamento. Ok, allora continuiamo. Vai, davanti, davanti, davanti. Passiamola qui a quest'altro ragazzo. Dai, oppla. Ok, ora non può fermarci. Attacco acrobatico! Dai che pareggiamo! Bemmete! Una mina vagante. Eccola che arriva. Yes, ragazzi, yes. E vai, finiamo il primo tempo sull'1-1. Ok, andiamo. Avrò abbastanza forze per fare un'altra turbina rotante, non ci ho fatto caso. Ecco, ora lo so, no. Dai, rubiamo palla, su. Ah, questo calcio stordente, arbitro! Ok che è sulla palla, ma no, eh! Ma no, non esiste! Meno male che l'ha visto! Ci vede allora l'arbitro! Ah, troppo lungo, mannaggia, mi dispiace. Ho piede a merangola. Eccolo! Ma bloccalo, ma che cavolo fai? Sono in scivolata, puoi andare tu? Scanno offensivo. Vabbè. Sì, ragazzi, qualcuno però, eh. Non dico tutti, uno. Ma cosa? La palla, portiere! Stordimento. È lei che mi stordisce, sì. Robot V. È una donna in realtà. Ah, dai, è questo pinguino imperatore, tu. Finisci da rovinare la gamba e via. Va bene? Questa volta non ci riuscirai. No, Kevin! Doveva prenderla col piede, non con la pancia. Cioè, gli ha distrutto tutto. Non riesce ancora a metterla dentro, Sanford? Adesso toccherà provarci di nuovo. Ti prego, David, fermati! È tutto qui quello che sai fare? Così sei inutile alla squadra.
Oh beh, pare che dovremmo continuare a giocare senza di lui. Ok. E Dark è d'accordo, te la farò pagare, Dark. Dai, su. Grande, grandissimo, Cloud, grandissimo. Cloud Gaming. No, fuori gioco, no! Eccolo. Eccolo un altro gol, il gol del vantaggio. Calcio gemello! Vai! Segna questo gol! Bemmete. Sì! Dai che gol! Yeah! E 2-1! Bitch! Vai! Aha! Sei solo un robot tu! Ma ragazzi, un altro gol facciamo? Andiamo col terzo? E dai! E dai allora! Yeah! Ero già pronto a fare così per la vittoria, invece no. Proprio in zona Cesarini. Dai, te la metto al centro, prendila. L'ha presa, l'ha presa. Niente male. Finita ragazzi, 2-1. La Royal è stata sconfitta, la Absolute Royal. Ah, il Detective Smith. Cosa ci fa lei qui? Sono stato contattato da Seymour, ma questo non è importante. Skinner? Stavolta non puoi fuggire, Dark. Ah, Smith. Non hai fatto altro che venire incontro al tuo destino. Cosa hai fatto? Ah, autodistruzione, certo. Ogni posto che si rispetti ne ha una. Intende affondare sottomarino? Accidenti. Rimane solo una cosa da fare. Scappiamo! Dark, sei soddisfatto ora? Dopo aver sfruttato i ragazzi in quel modo? Soddisfatto? Certo che no. Non sarò soddisfatto finché non avrò creato la squadra più forte di sempre. Jude, vuoi sapere qual è stato il mio più grande successo finora? Quale? Il mio più grande successo? Sei tu. Jude, dobbiamo andare! Ci incontreremo ancora, Jude! In una vita o nell'altra? Mi dispiace, Jude. Vorrei stringerti la mano, ma non preoccuparti. Vuoi dire che non riesci a muovere le mani? Jude, grazie a te siamo finalmente tornati in noi stessi. Ne sono felice, e sono finalmente riuscito a provare cosa significa essere come te, anche se solo per un momento. Quando ci saremo ripresi, giocheremo ancora insieme. Certo, non vedo l'ora. Stai bene, Kevin? Sì, perché si preoccupano tutti per me in questo modo? Sembri messo male, ragazzo. Di sicuro non riuscirai a giocare per un po'. Sto bene, tornerò sano come un pesce in men che non si dica. Kevin, non posso farti giocare in queste condizioni. Devo escluderti per il loro bene. Per la squadra? Spiace, ma l'allenatrice ha ragione. Non c'è niente da fare, Shona. Conto su di te come cannoniere della Raymond. Io... Noi ritorneremo presto a giocare nella squadra, vedrai. Stai parlando di Axel? Sì, intendevo proteggere la squadra fino al ritorno di Axel, ma immagino che dovrò lasciarlo fare a te. Tornerà, tornerà, è ovvio. Sacrificare qualunque cosa... pur di avere la squadra più forte. È esattamente quello che sta facendo mio padre. Chi sei tu realmente, Xavier? Ma chi è lei soprattutto, che è sempre da sola? Avrebbe dovuto ritirare la squadra, Lina. È dovere dell'allenatore proteggere i giocatori, inclusi quelli della squadra avversaria. Mi assumo tutte le responsabilità. Ma guardi quello che è accaduto a Kevin. Può promettermi che non avverrà mai più? Che altro potevo fare? Io devo vincere. Le conseguenze non hanno importanza. È una guerra questa. E io che pensavo che lo scopo di questa guerra fosse proteggere le persone. È davvero questo il risultato a cui aspirava? Perché arrivare fino a tal punto? Mi scusi. Ancora una cosa. Ancora quel misterioso ciondolo che il ragazzo ha ricevuto dai rapitori? Mi dispiace se lo prendo. Vorrei farlo analizzare come si deve.
Qualcosa non va? Intende analizzare questo? Sì. O c'è qualche ragione per cui non vorrebbe che fosse analizzato? Nessun problema. Eccolo, prenda. Grazie mille e arrivederci. Eh sì, ci rivedremo. Cosa sta nascondendo l'allenatrice? Oh, eccolo qua! Ma salve! È lei Astram Schiller? Spero di sì, perché sennò che figura di merda. Signore, Ray Dark e l'Absolute Royal Academy sono stati sconfitti, ma la prego di non preoccuparsi. Abbiamo già messo in atto il nostro prossimo piano. Ah, finalmente. Ora le cose si fanno interessanti. Wiles, ascolta questa domanda. Sì. Non pensi che l'infinità dello spazio sia proprio affascinante? Certamente. Dopotutto, ne sappiamo così poco, non è vero? Andiamo a Naniwale, da Osaka, a cercare la base dell'Alius. Chi avrebbe immaginato che fosse qui? Scopri di più nel prossimo capitolo, Un giro in giostra. È ora di allenarsi. Ah, le signorine. Ragazzi, anche questo capitolo finalmente termina. No, dico finalmente così per dire. Ad ogni modo, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Ovviamente in descrizione vi ricordo il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!